Presidente Campitelli, mattinata bella perché c'è stata la presentazione delle nuove divise da gioco in un campionato che mancano poche ore di fatto e poi finalmente avrà il suo inizio. Ma a prescindere dalla mattinata che non è che è stata bella, bellissima, ma è l'ambiente che si sta ricreando bello intorno al nostro Teramo perché c'è un buon entusiasmo e poi abbiamo una partecipazione così, cominciamo ad avere una partecipazione così importante anche di sponsor veramente di multinazionali importanti. Questa è la cosa più che a me fa piacere e che oggi il nome Teramo comincia anche a girare in luoghi importanti e credo che si avvicineranno ancora sponsor molto molto importanti. Possiamo chiederle quale le piace di più delle maglie che abbiamo visto? Ti devo dire, quella striscia l'ho voluta io, perché per me quella è la maglia più importante. Ma se poi guardiamo le altre con quegli sponsor, veramente quella di Fratangelo era più che forse oggi Quella blu. è un po' più di moda, molto molto bella, anche se poi tutto il resto sono bellissimi. È un piacere, prima nella presentazione delle maglie ho parlato di piacere personale e di scintilla scoccata con il presidente. In realtà bisognerebbe citare una vecchia canzone, questione di feeling. Se notate, i colori sociali di Evviva sono gli stessi colori sociali del Teramo, quindi perché non fare questo matrimonio quando ci sono le due cose, i colori, il vestito e i rapporti personali. Parlato di feeling, in che cosa, quando è scoccata la scintilla col presidente Campitelli? Come al solito non si può dare una data e un'ora precisa. Ci siamo incontrati per altri motivi alla fine di agosto. Siamo qui a presentare le maglie e il progetto di un'intera stagione calcistica ai primi di settembre, quindi è sicuramente scoccato qualcosa di veloce, qualcosa di imponderabile. È una maglia che è destinato a vestire e immaginavamo di no, anche Stefano Amadio a questo punto. Ma Stefano fa parte del nostro gruppo. Il problema Stefano non era tanto legato al valore del ragazzo, ma bensì alla questione dei fuori quota che noi ne abbiamo sicuramente bisogno, però anche lui ha fatto un gesto importante, torna insieme a noi, se sarà utile è a disposizione, quindi è uno di noi, è un giocatore importante, sta in rosa, poi l'allenatore saprà come meglio fare.